Quando sento mio papà gridare, io scappo in camera e piango. Io so già come va a finire. Il papà picchia la mamma e io non so cosa fare, nemmeno la mamma sa cosa fare. Mi potete aiutare? Quando esco da scuola trovo qualche volta mio papà nascosto. Mia mamma dice che è venuto solo per spiarci, ma io non ci credo tanto. Un giorno o l'altro forse glielo chiedo. Da quando mio papà si è separato dalla mamma, anche sembra che anche da me si sia separato. Io devo dirgli delle cose, però non lo trovo, quindi qualcuno me lo può cercare. La mamma dice che ha cambiato numero e non lo sa. Ho un sospetto, anzi la certezza, che mio marito se la veda con una persona che ha conosciuto al lavoro. Ovviamente nega. Io devo solo trovare il modo per sbattergli in faccia la cosa. Vediamo poi cosa dice. Mio figlio Giulio è venuto a stare con noi da quando si è separato. Già, perché tra affitto, altre spese, l'assicurazione della macchina, insomma, non ce la fa. Mica è una cosa semplice. Io mi sono chiesto, ma qualcuno, in questo caso, ma ci può dare una mano? Vuoi separarti? Devi divorziare? Cerchi casa in fretta? Hai bisogno di un percorso di mediazione familiare? Hai un problema con l'affidamento dei tuoi figli? Devi smascherare il tradimento del tuo partner? Per tutto questo, e per molto di più, può esserti d'aiuto l'associazione Torno da mia madre, con un team di professionisti specializzati nella soluzione a te più idonea.